Chi rifiuterebbe Bitcoin e criptovalute gratis? Secondo me nessuno. Motivo per cui oggi in questo video vi mostro 11 modi per ottenere criptovalute gratis utilizzando piattaforme che io conosco, che reputo sicure ed affidabili, quindi no scam. Dov'è la fregatura? Vi starete chiedendo, ma la fregatura in realtà non c'è. Ovviamente per ottenere questi bonus, queste cripto gratis, dovrete, nel migliore delle ipotesi, nel più semplice, registrarvi alla piattaforma e fare alcune piccole cose. In altri casi magari dovete andare a fare un deposito su una piattaforma. Quindi ho deciso, per semplicità di consultazione e correttezza e trasparenza, di dividere le opportunità mostrate in questo video in quattro categorie. La prima è la categoria minimo sforzo, ovvero semplicemente fare un account su una piattaforma, fare alcune cose che non coinvolgono né spesa né deposito. La seconda categoria riguarda invece i bonus sul primo deposito su alcune piattaforme, ripeto, che reputo affidabili e anche utili da usare al di là del bonus. Terza categoria sono i cashback, quindi le opportunità di ottenere un cashback in cripto sulle proprie spese quotidiane in euro, e infine varie ed eventuali. Guardate tutto il video per non perdervene neanche una e vi chiedo ovviamente, se conoscete altri metodi che non ho citato, di dirlo nei commenti, così li condividete con noi della community. Iniziamo subito. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo con la prima categoria, ovvero quelle possibilità di guadagnare criptovalute senza dover fare nessun deposito, nessuna spesa e nessun particolare sforzo. La prima piattaforma che vi mostro si chiama Coinbase Earn. È una piattaforma interna a Coinbase. Per utilizzarla occorre avere un account sull'exchange, è l'unica cosa che serve. Utilizzando la funzione Coinbase Earn, attualmente si può guadagnare fino a $167 in diverse cripto. Perché ho detto attualmente? Perché viene aggiornata molto spesso con nuove cripto e nuove opportunità di guadagno. Vediamo meglio come funziona. Entrando nella piattaforma Earn si vedono le diverse cripto che si può andare a guadagnare tramite dei mini corsi. Sono dei video di pochissimi minuti da guardare per capire come funzionano queste cripto. Rispondendo poi a un quiz, se si risponde correttamente, si vincono, si guadagnano queste cripto. Se sbagliate, non preoccupatevi, potete rifarlo. In sostanza questo ha un duplice vantaggio: da un lato che ci permette di guadagnare cripto in maniera completamente gratuita e a bassissimo sforzo, e dall'altro ci permette di comprendere meglio come funzionano alcune delle cripto più importanti, con dei video veramente ben fatti e che vanno diretti al punto. Le cripto guadagnate ci vengono accreditate immediatamente sul nostro wallet Coinbase. Ci possiamo fare poi quello che vogliamo, quindi convertirle in Bitcoin, venderle in euro. Vi ricordo che c'è una lista d'attesa, che a volte è anche abbastanza lunga, per poter partecipare a queste opportunità di guadagno, e è sufficiente appunto creare l'account su Coinbase, entrare in lista d'attesa e poi si riceve una mail nel momento in cui si può iniziare a guardare questi mini video e a rispondere al quiz per guadagnare le proprie cripto. La seconda piattaforma si chiama CoinMarketCap Earn. È esattamente identica a Coinbase Earn, ma è posseduta ovviamente da CoinMarketCap, che a sua volta è stato acquisito da Binance. Quindi occorre un account su Binance. Niente di più, niente di meno, perché poi anche in questo caso, scorrendo qua nella pagina Earn, vedete le diverse opportunità e il funzionamento è esattamente il medesimo. In quelle in cui c'è scritto This campaign is live, perché le altre sono terminate, ovviamente queste cripto che vengono distribuite hanno una scorta limitata, si clicca sulla cripto in questione. Anche in questo caso ci sono dei brevi video da guardare, si risponde a un quiz e si ricevono le proprie cripto direttamente sull'account di Binance, e ci si può fare quello che si vuole. Per farvi un'idea di quanto si può guadagnare, solitamente è tra i 5 e i $10 per ognuna di queste campagne. Varia molto in funzione della domanda, quindi a differenza di Coinbase Earn, che c'è una cifra fissa per ogni partecipante, qua varia in base a quanti partecipanti ci sono, quindi conviene ovviamente affrettarsi ed essere sempre i primi. Anche in questo caso ci sono spesso degli aggiornamenti, ad esempio OneInch è comparso recentissimamente, l'ultima volta non c'era, e quindi conviene guardarli spesso per vedere appunto tutte le nuove opportunità che vengono presentate. Questa prossima opportunità la metto a cavallo tra la categoria 1 e la 2. La categoria 2 sarebbe quella che prevede un bonus o delle cripto gratis in caso di deposito su una
una piattaforma. Vi ricordo che vi scelgo solo piattaforme di cui io mi fido estremamente, no scam chiaramente. In questo caso l'offerta è dedicata ai trader, perché la piattaforma in questione è un exchange, si chiama Bybit, ne ho già parlato in un mio video, quindi non vi spiego che cos'è, vi dico solo che è un exchange di future e di prodotti derivati su Bitcoin, quindi speculativo, long short con leve. Per chi vuole provare a fare trading senza impegnare il suo capitale, ci sono numerosi bonus, uno dei quali, motivo per cui l'ho messo appunto a cavallo tra la categoria 1 e 2, si può ottenere anche senza far nessun deposito, perché se voi andate a creare un account su Bybit e andate nella sezione promotions, dove ci sono tutti questi codici, potete vedere che c'è questi $5 seguendo semplicemente Bybit sui social media. Poi per gli altri bonus occorre fare dei depositi, ad esempio qui c'è un bonus di $50 più 10 con un deposito di almeno 0,2 bitcoin e altre cose insomma abbastanza semplici da fare. Inoltre in questo periodo c'è una promo, se inserite il codice jackpot nella zona voucher qua dentro, voucher code, voi ottenete sicuramente un coupon bonus di $20 per qualsiasi deposito fate, e inoltre se fate dei depositi aggiuntivi ottenete una diversa categoria di bonus come spiegato qui sopra. Il bonus viene accreditato poi a febbraio, qua sotto comunque ci sono tutti i dettagli. Questo per dire che questi bonus sono dei trading bonus, quindi utilizzabili solo sulla piattaforma per provare a fare trading. Attenzione però, i profitti sono prelevabili, quindi questi bonus vi attutiscono le perdite. Se voi avete delle perdite prima di intaccare il vostro capitale, li potete usare per pagare le fee. Ci potete fare tutto però all'interno di questa piattaforma. Una volta che li utilizzate e fate dei profitti, allora quei profitti sì, li potrete ritirare. Non sapevo se citarli o no, ma alla fine ho deciso di sì, perché so che tra voi ci sono molti trader o aspiranti trader, e quindi questo secondo me è un bel modo per provare utilizzando un bonus e non il proprio capitale, quindi minimizzando i rischi. Andiamo avanti e parliamo di Crypto.com, che sia nella sua versione app che nella sua versione exchange, che come sapete sono due piattaforme differenti, vi ho recensito entrambe, offrono degli interessanti bonus ai nuovi utenti o sui primi depositi. Partiamo dall'app. Nell'app, come sapete, è possibile mettere in staking una diversa quantità di token CRO in base alla carta che si vuole richiedere. Ogni carta ha dei benefici crescenti in base al numero di token CRO che si decide di vincolare per 180 giorni. Se decidete di vincolare almeno 5.000 CRO, ricevendo quindi la vostra carta Ruby e tutti i benefit che l'accompagnano, avrete anche un bonus di $25 in token CRO utilizzabile fin da subito. Questo è il bonus per l'app. Per quanto riguarda il bonus sull'exchange, ce ne sono di due tipi. C'è un bonus sul primo deposito, equivalente al 2% del primo deposito fatto da un wallet esterno all'exchange di Crypto.com. Il bonus viene accreditato in token CRO ed è vincolato e messo in staking anche lui per 180 giorni. Attenzione che ci sono alcuni limiti, ad esempio potete ottenere un bonus massimo di 500 CRO. Inoltre, se mettete in staking almeno 5.000 CRO e vi siete iscritti tramite un referral link qualunque, io vi lascio il mio in descrizione, otterrete un ulteriore bonus di $50 in CRO. In questo caso utilizzabili da subito, quindi non bloccati a differenza di quello sul primo deposito. Procediamo parlando delle piattaforme di rendita passiva sui depositi in cripto. Vi nomino BlockFi e Celsius Network perché, oltre ad essere estremamente affidabili, le ho recensite entrambe se vi interessa in altri video, offrono dei bonus molto interessanti sui primi depositi e ai nuovi utenti. Vediamo come funzionano. In entrambi i casi, tra l'altro, sono bonus in Bitcoin. Su BlockFi funzionano in questo modo: in base al primo deposito che si fa, al suo ammontare, viene dato un bonus proporzionale, come potete vedere da questa scaletta qui sotto. Il minimo da depositare per ottenere un bonus è $25
e si otterrà un bonus di $15. Il massimo è $250 di bonus ottenibile, oltre alla rendita passiva che questa piattaforma fa fruttare sui vostri depositi. Come funziona? Allora, come è spiegato qua sotto in piccolo, in sostanza dovete fare il deposito, mantenerlo lì per almeno 2 mesi e mezzo fino al 14 del mese che fa scattare appunto i 2 mesi e mezzo. Da lì in poi, quindi, il primo giorno lavorativo successivo vi verrà accreditato direttamente sul vostro account di BlockFi il bonus e potete farci quello che volete: lasciarlo depositato per ottenere maggiore rendita, prelevarlo, chiudere l'account, insomma potete fare davvero tutto quello che volete. Celsius Network funziona in maniera simile, è una piattaforma anch'essa che permette di ottenere una rendita passiva sui propri depositi. In sostanza qua il bonus è di $20, è fisso, pagato in Bitcoin, a patto che voi depositiate almeno $200 come primo deposito e li mantenete sulla piattaforma per 30 giorni. Al primo giorno lavorativo del mese successivo vi verrà accreditato il bonus e ci potrete fare tutto quello che volete. Queste due promozioni sono dedicate al referral program, quindi sono solo su invito. Pertanto, per approfittare dei bonus sia di BlockFi che di Celsius, dovete utilizzare i link che vi lascio giù in descrizione per registrarvi se siete interessati a farlo. Procediamo con la categoria numero 3, ovvero le possibilità di ottenere un cashback in cripto sulle proprie spese in euro. Quindi anche in questo caso non c'è nessuna spesa aggiuntiva, al di là di quelle che faremmo normalmente, ma otteniamo in cambio delle cripto sotto forma di cashback. Ci sono 3 piattaforme che permettono di fare ciò, non sono le uniche, chiaramente io le ho scelte in base alla mia esperienza. La prima è crypto.com. Crypto.com permette di richiedere, come vi dicevo, la sua carta di debito, con la quale si può, tra le varie cose, spendere euro, si può caricare con un bonifico o direttamente anche con la propria carta di credito, ed è, si comporta come una prepagata. Se voi la utilizzate per fare la spesa spendendo euro, in sostanza ottenete un cashback in cripto. Il cashback di base è dell'1% nel caso in cui voleste richiedere la carta gratuita, quindi senza nessun CRO da vincolare. Nel caso in cui decidiate di richiedere una carta premium, quindi con dei CRO da vincolare, il cashback ovviamente aumenta in maniera proporzionale. In questo caso il cashback è dato in CRO, è dato al momento stesso dell'acquisto, nel momento in cui pagate in euro con la vostra carta, potete poi convertirlo in euro, in Bitcoin e in qualsiasi altra cripto immediatamente. La stessa cosa vale per la Binance Card. Anche Binance ha erogato da poco la sua carta di debito, esattamente una carta prepagata, e anche in questo caso la si può utilizzare per spendere euro e ottenere il cashback sotto forma di BNB, che è la coin di Binance. Anche senza detenere alcun BNB si ha diritto al cashback di base dell'1%. Poi, al crescere della quantità di BNB che si detiene sull'exchange, il cashback aumenta. Si può fare un bonifico in euro direttamente su Binance e poi caricare la carta, anche in questo caso con euro, e spenderli per ottenere il cashback in cripto. Infine c'è la piattaforma Bitcashback, di cui vi ho parlato recentemente, l'ho scoperta anch'io da poco, e permette di andare a fare acquisti su diversi e-commerce, tra cui eBay, AliExpress, UniEuro e vari altri, dalla sua piattaforma, dandovi quindi un cashback sull'acquisto con qualsiasi carta voi utilizzate. Quindi non serve come prima la carta di crypto.com o la Binance Card, potete pagare con la vostra carta e lui vi dà un cashback in Bitcoin che varia in media tra il 2 e il 3%. Niente male, oserei dire. Il cashback viene accumulato sul sito e una volta raggiunto un minimo di 10 euro si può richiedere il prelievo su un vostro qualsiasi wallet, il tutto a 0 commissioni, perché le commissioni di prelievo sono a carico della piattaforma. Piccolo pro tip: si può combinare il cashback ad esempio della crypto.com o della Binance Card e di questa piattaforma per ottenerli entrambi combinati, quindi il 2-3% di Bitcashback più l'1-2 quello che è per cento della crypto.com o della Binance Card. Opportunità molto interessante. Infine, opportunità varie ed eventuali, le ho chiamate. Vi
faccio un paio di esempi che ho trovato, uno dei quali è il browser Brave, che vi permette di guadagnare qualcosina andando a vedere le pubblicità. Come funziona? Il browser Brave in sostanza ha un ad blocker integrato, quindi vi blocca tutte le pubblicità che normalmente vedreste, però di suo ogni tanto fa comparire qualche piccola notifica in alto a destra e se la cliccate voi ricevete qualcosina in BAT. Quanto? Allora, io ho ottenuto 96 centesimi nel mese di gennaio, quindi una nullità, però considerate che io non mi sono filato la maggior parte delle pubblicità, quindi se voi attivamente le cliccate ovviamente ricevete molto molto di più. Questi BAT vi vengono accreditati su un portafoglio che si chiama Uphold, sul quale dovete creare il profilo, e poi da lì le potete vendere in euro, spostare, convertire, farci quello che volete. Lo so, sono spiccioli, però lo sforzo è veramente basso, si tratta di cliccare su un pop-up ogni tanto. Si può scegliere nelle impostazioni con che frequenza andare a vedere le pubblicità, per un massimo di 5 pubblicità ogni ora. Ovviamente più ne vengono mostrate, più le cliccate e maggiori sono i vostri guadagni. Infine, questo sito, me l'avete segnalato voi, si chiama Publish0x e in sostanza vi permette, andandosi a integrare con un qualsiasi wallet Ethereum, di ottenere delle cripto scrivendo degli articoli. In sostanza voi scrivete dei contenuti come se fossero dei post effettivi di un blog e gli utenti possono decidere di andare a darvi una piccola mancia o comunque, in base all'interazione che gli utenti hanno con il vostro articolo, voi ricevete diverse cripto. L'ammontare ovviamente dipende dal numero di interazioni ricevute. Amici, questo è quanto. Ho portato alla vostra attenzione tutti i metodi che conosco per ottenere cripto gratis da piattaforme affidabili, non truffaldine, no scam, quindi in modo sicuro. Se ne conoscete altri, vi raccomando di condividerli nei commenti, così insomma li condividiamo con tutti gli amici della community. Vi ricordo che molte di queste promozioni che vi ho detto, di questi bonus, sono su invito o su programma referral, quindi io vi ho lasciato i miei referral link in descrizione con i quali li potete ottenere. Io vi ringrazio se scegliete di utilizzarli, perché ovviamente fate un piccolo beneficio anche a me. I referral program funzionano così. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi faccio un caro saluto e alla prossima!